non abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto perché abbiamo inventato qualcosa che in Italia non era mai stato fatto prima. La pubblicità all'interno dei volumi di antologie. Perché siamo i primi in Italia, probabilmente anche in molte altre parti del mondo, dove i nostri libri, la nostra antologia all'interno contengono delle pubblicità. Il che significa che le aziende ottengono un beneficio di gran lunga superiore a quello che normalmente si può immaginare con delle brochure, con degli impianti, con delle cose del tipo. Mentre noi siamo riusciti a stampare qualcosa come 20.000 copie dei nostri volumi. Se pensate che 400 copie in un volume antologico poetico in qualche modo diventa un best seller, abbiamo già dato un po' di indicazioni. Come questi 20.000 volumi o tutto sono stati messi a disposizione gratuita di circa 8 milioni di utenti l'anno, che li abbiamo distribuiti su tutta le navi della flotta Laurea di navigazione del Mediterraneo, per ogni anno. Quindi c'è stata una capitalità, una distribuzione, a parte quello che ovviamente sono stati gli interventi che hanno fatto gli autori, sia a livello web, sia a livello personale, di promozione di queste antologie, anche proprio per la sponsorizzazione che noi in qualche modo siamo riusciti ad ottenere. E continueremo su questa falsa vita perché in effetti i risultati ci stanno dando ragione. Consumati. Dietro lo spiraglio aperto la luna filtrava argente i raggi, tra gli alberi sommersi dal sonno. Avevo i tuoi occhi di pianto, uniche stelle generose, che dall'immenso cielo potevo tuffarmi con gioia. Dall'immensità del nostro amore, nell'incredula notte trascorsa, l'orizzonte scopriva il nuovo giorno. Le nostre mani si tenevano strette e i tuoi occhi risplendevano ancora. La luce del giorno abbagliava, tracciando nei nostri volti una tremenda forza di vivere. La musica contemporanea, infatti di Anton Strasberg si eseguirà il Capriccio, di Gaetano Donizetti la Fantasia della Traviata e il tango che è un'elaborazione sul tema. Buonasera. Thank you.
danza e arti figurative. Tra i obiettivi della villa, di cui Bruno e la sua squadra hanno dato vita a numerosi eventi, tra presentazioni di libri, incontri, dibattiti, mostre, di pittura e fotografia, e anche quello di sostenere l'arte in generale e la poesia in particolare, affinché riacquistino un palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana. Bruno Mancini ha pensato di diffondere il più possibile la cultura fuori dall'ordinario, invitando imprese e aziende commerciali a diventare sostenitori per la promozione della stessa cultura attraverso il canale pubblicitario attivato in questi volumi. Così, tra le diverse iniziative proposte da Vila, vi è anche questo prodotto antologico sul quale si dà spazio alla descrizione di diverse attività dell'associazione, ai suoi protagonisti e numerosi eventi di spicco che hanno ottenuto ottimi riscontri di pubblico e di critica. E l'antologia, naturalmente, di cui parliamo, è l'ultima arrivata per le note matite. Io adesso volevo leggervi due o tre poesie di Bruno Mancini, tanto per farvi comprendere quella che è la sua ideazione. La prima si intitola Inizia il gioco. Esageratamente pudica maiarda, strattone tra la folla e l'insolito remita. Con fatuo finto, effimero, veniale, sprofondi il solitario nell'orbita del sud. Inizia il gioco, perde il fugge. La seconda si intitola Ancora carnevale. La sua fatta sintonia morfa in onda tra la rotola delle maschere. Modi carnevaleschi ci investiranno come due viandanti in cerca di un passaggio, ci truccheranno come due balordi dimentichi del tutto, ci mostreranno come cosmonauti tornati dalla luna. Ma noi ci parleremo, lontani dalle fiabe e dai romanzi, ci baceremo, spezzando sguardi verso il nulla, ci sedurremo, stracciando segni sulle pelle. E sì, ci vestiremo come due viandanti sul viale di un passaggio. Ci truccheremo come due balordi, memori del tutto, ci muoveremo come cosmonauti in rotta per la luna. E un'altra che mi era piaciuta molto si intitola Parlo di te. Parlo di te con me, nella semplicità di un riposo sull'acqua. Parlo di te nella sincerità di una solitudine con me, sull'acqua. Parla di te con me, un filo d'erba sull'acqua, l'immagine di un'isola sul mare nella sincerità di un riposo. Parla di te a me, nella semplicità di una solitudine sull'acqua, il volo di un volo di gabbiani. Bene, a me queste qui sono piaciute molto, ma adesso ne leggerà altre Stefano. Un'ombra sconvolge la piana di alghe statiche, con ritmo lento di medusa, con pause di dolcezze lunari. Sotto le sabbie smosse più calde ed umide, un'ombra, una carne, un'ora, tu. Non sono un principe. È nuova notte di lucidi vagabondi nei cieli scuri dell'emisfero boreale. Notte di San Lorenzo, senza luna e senza nuvole, sfilacci di bagliori intensi, quasi comete. È breve notte di desideri eterni, abbracciati all'amata sulla spiaggia. Notte dei primi turbamenti, in angoli distanti dalla folla. Sorrisi, silenzi, sospiri, quasi nirvana. È ancora notte di fighi d'India nel cervello, asciami indecisioni privi di senso. Notte dell'ultimo verdetto, per l'uomo che manca di difese e invoca appigli pretestuosi, quasi giustizia. In questa notte di balconi aperti, dove l'afa di stagna indisturbata, oggi, stanotte, nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza. Domani sarò principe del tutto o nulla. Sono già colmo di balzani presagi, ora che il timpano auricolare destro assorbe a malapena il caos,
il caos di motori arrugginiti, la feccia di pagliacci umani, la polvere del nulla. Schierando eventi di memorie, gli stelli a forma di scacchiera, il padiglione sinistro, sinistro reticola notizie drogate, sarà la prima volta che prima volta l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre il mosaico dal centro al nulla, zibinando in fuochi a spirale, spirale verso infiniti agganci alla follia, nel mi bello molle minore per un bel sogno che non dura sempre. Ora conosco violenze, i tempi dei tuoi orgasmi, le dolcezze attese dai tuoi seni, struscianti tra le seggiole mai vuote, in ordine, allineate, alle pareti sdrucciolevoli del tuo cervello. Nevrosi e stasi, gli squilli e le grancasse, le mai abbastanza maledette prudenze. Il finto ovvero pizzo nero scomposto, allucinato, tutte le volte che un altro più di me ti ha roso il cuore, violato l'anima, trafitta la tenerezza del tuo incantesimo, neppure osando avvicinare l'estrema solitudine del tuo amare. Conosco i cuori ingordi nell'attimo, d'amore è inutile, ancora tormento e non mi manca forte tentazione, delle tue scelte è un limite, di fuga verso umane debolezze che poggio tra rigide piastre, mai esauste, costanti, ottuse. Se fuggi o se ritorni, segno indelebile il tuo ha scardinato, oggi come ieri, la persuasione immobile del mio dominio sul sigillo. Il nuovo mondo non cerca trionfi, ma libera certezze. Se ammetto un brindisi alla complicità, non sono ubriaco né sono matto. Il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno. Una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la gola, il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme, a volte una coda di auto rallenta il percorso del bus e io ti guardo femere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto accarezzandomi innocente, il calice attende le bollicine dello sballo. A volte un sorriso ferma del tutto il tempo ed io ti guardo nuda prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo e tu già mostri avvinto il prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente è la passione e tu mi inviterai al brivido più lungo. Volevo aggiungere che Bruno è autore di diversi libri, e i titoli sono Aurora e ci sono diversi volumi di questa raccolta, come I cinesi, La sesta firma, I racconti di poesie, La mia isola e Il nodo, tutti rintracciabili per chi ne volesse acquistare.